mio, tra virgolette, lavoro di spettatore è sempre stato importante per il mio lavoro di regista. Ecco, quando tanti anni fa ero all'inizio della mia carriera di regista, ero molto legato al cinema d'autore degli anni 60. Quindi in Italia i primi film di Bertolucci, Taviani, Bellocchio, Olmi, Ferreri, Pasolini, la Nouvelle Vague in Francia, il Free Cinema in Inghilterra, il cinema nuovo in Polonia. Ecco, gli anni 60, prima del 68, ecco, sono stati anni di un cinema che in tutto il mondo rifletteva sia sul cinema che sulla realtà. Era un cinema che voleva un nuovo cinema e voleva una nuova società. Io ho iniziato a girare i film tanti anni fa, non mi sentivo un attore puro, un regista puro, uno sceneggiatore puro, puro intendo di mestiere, ecco, un attore di mestiere, un regista di mestiere, uno sceneggiatore di mestiere. Però facendo tutte e tre queste cose insieme riuscivo a fare i miei film sperando che fossero dei film personali da un punto di vista dello stile, ecco, del tono. E allora so che c'erano degli attori più bravi di me, però pensavo di essere quello più adatto, più giusto per interpretare i personaggi che mi venivano in mente quando scrivevo. Io non penso che esistano degli argomenti, dei temi di serie A e dei temi di serie B. Ecco, con qualsiasi argomento si possono fare bei film e anche brutti film. E quando io dico film personali, non intendo film privati, intendo film con una propria voce, con un proprio stile, con un proprio, non dico marchio, però insomma con una propria personalità, ecco, film non standard, perché alle volte al cinema io vedo dei film che mi sembra di aver già visto 2000 volte. Poi, se sono così di buon umore, se sono recitati bene, scritti bene, diretti bene, possono anche piacermi. Poi il giorno dopo non mi ricordo più nulla, però io penso che il pubblico debba essere un po' sorpreso. E questo lo si può fare con dei film, ripeto, personali. Mi fa impressione quando vedo dei registi giovani esordienti che esordiscono già vecchi, ecco, senza le qualità e i difetti di un primo film. Ecco, mi fa impressione quando vedo quei registi esordienti che già al primo film sono convenzionali, ecco, non hanno, appunto, come dicevo prima, una loro voce, magari una voce anche difettosa come la mia che parlo ora in questo momento dentro di me, un disagio. Delle cose, sentimenti, rabbie, delusioni che volevo comunicare
agli altri e a me stesso, con urgenza. E istintivamente, senza pensarci troppo, pensai che il cinema fosse il mezzo più adatto per buttar fuori queste cose, per comunicarle agli altri. Ecco, però insomma non avevo fatto scuole di cinema, mio padre e mia madre non c'entravano niente con il cinema o il teatro, erano professori, però insieme, confusamente ma anche decisamente, sentivo che il cinema era la mia strada. Ecco. Non c'è un percorso burocratico che bisogna seguire, che è quello ed è quello solamente. Ci sono vari modi, ecco, di arrivare a sentirsi pronti per fare un primo film. Ecco. Insomma, io penso che possa dare l'illusione il mezzo digitale che fare un film sia una cosa molto facile, e in effetti è facile, però è facile fare un brutto film, e quindi c'è il rischio che chi arriva al cinema già attraverso il digitale, senza essere passato attraverso la pellicola eccetera, c'è il rischio che non rifletta sul mezzo espressivo che sta usando, quindi c'è il rischio che usi una telecamera, una videocamera, replicando, ripetendo senza accorgersene il linguaggio cinematografico, televisivo più banale, più standard, dominante. Ecco, quindi c'è questo rischio, secondo me. A me come spettatore fa piacere quando vedo un regista di talento, però a un giovane che comincia dico che insomma, dovrà avere per fare poi di questa sua aspirazione il suo mestiere, dovrà avere almeno due di queste tre cose: fortuna, determinazione e talento. Ecco, no, cioè, io naturalmente penso che la cosa più importante sia il talento, però non basta da solo, ecco. Non basta, ecco, uno deve essere anche molto testardo, molto cocciuto, oppure molto fortunato. A giocare a pallanuoto senza allenamento si muore, si va a fondo e si rimane nel fondo della piscina.